Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Io sono Rickman e come vi avevo promesso, oggi siamo in questo nuovo video completamente dedicato al Black Friday. Nel caso non l'abbiate visto, io vi consiglio di guardare anche lo scorso video perché vi ho detto qual è il miglior giorno tra il Black Friday e Cyber Monday per fare i nostri acquisti. Questo video dura 7 minuti, se non l'avete visto potete farci un salto se avete voglia e se no guardate direttamente questo. In questo video vi spiegherò le origini e il perché del nome di questa fantastica e famosissima, soprattutto, festa. Senza perdere molto tempo, direi di cominciare. Il primo Black Friday risale al 1924, quando una catena di nome Macy's, nata nel 1858, organizza a New York una parata al giorno successivo del giorno di ringraziamento, appunto per dare il via agli acquisti natalizi. Da quel momento poi l'usanza si è ripetuta e anche diffusa, coinvolgendo anche poi diversi esercizi commerciali, quindi poi diversi negozi. Negli anni 80 poi questa festa è letteralmente esplosa, grazie anche comunque all'economia rampante di New York. In realtà però, soltanto nel 2003 il Black Friday è arrivato alla classifica dei giorni in cui si spende di più, dato che prima era sempre sovrastato dagli acquisti prenatalizi. E negli Stati Uniti il giorno successivo, il giorno di ringraziamento, era appunto inizio allo shopping natalizio. E ora arriviamo all'origine del nome. Perché proprio venerdì nero? Perché una volta i registri contabili dei negozianti venivano compilati in penna. Rossa per quanto riguardava i conti in perdita e nera per quanto riguardava i conti attivi. E diciamo che il giorno dopo di ringraziamento i conti finivano decisamente in nero. Però, oltre a questa, c'è un'altra teoria, che però è un po' meno poetica, ma io ve la dirò lo stesso. Il nero sarebbe causato dai traffici nelle strade e dalla congestione nei negozi per appunto i sconti che attiravano gli americani e che valevano solo in quel giorno. Sconti che però andavano fino all'80%, quindi... cioè... cazzo. La prima volta che invece si parlò di questa seconda teoria risale al 1961, quando a Filadelfia il giorno dopo del ringraziamento fu un venerdì veramente molto trafficato. Il bonus. Vi avevo scritto nel titolo che c'era un bonus? E io mantengo le promesse. Quindi il bonus, ovvero previsioni economiche. Il Black Friday è stato preso in considerazione da molti analisti per vedere la propensione degli americani a fare acquisti natalizi, appunto, quindi per vedere quanto sono disposti a spendere per Natale, appunto perché l'inizio dello shopping natalizio può essere preso come parametro per vedere poi l'andamento di tutte le feste natalizie. E pensate che in America il venerdì nero è così importante che le più grandi catene anticipano i loro sconti anche al giorno del ringraziamento. Poi ok, ci sono altri giorni dello shopping, tra cui anche Cyber Monday, di cui noi comunque ne parleremo nel prossimo video che uscirà lunedì prossimo, quindi lunedì prossimo dovete ritornare su questo canale perché uscirà il video dedicato completamente a Cyber Monday, dove anche lì vi dirò origini e significato del nome Cyber Monday, che è lunedì cibernetico, ma vediamo perché si chiama così. Io per questo video vi saluto e niente, noi ci ritroviamo in un prossimo videozzo. Ciao fighi!